Odoo Italia, a fianco delle imprese italiane. Adesso l'ultimo talk lo dobbiamo fare da remoto, perché purtroppo Alessandro Camilli con la sua squadra e Giovanni Lasca ha avuto un problema logistico ieri e è ritornato indietro perché a Bologna c'è stato un allagamento importante. Mi dispiace perché Alessandro tra l'altro è uno dei miei amici storici dell'associazione Odoo Italia, però siccome la tecnologia è il nostro mestiere risolviamo diciamo telematicamente. Adesso sta per partire il Meet. Mi sentite? Sì, ciao Giovanni, mi senti? Sì, buon pomeriggio a tutti. Ciao, un applauso. Giovanni, dicevo in attesa insomma che tu ti collegassi, che chiaramente ci dispiace che voi non siate qui fisicamente, però stiamo rimediando. Dispiace più a noi, purtroppo immagino. Le condizioni meteorologiche hanno impedito. Purtroppo diciamo l'Italia è anche fragile dal punto di vista idrogeologico, questo sì. È il risultato. Ma andiamo avanti, io ti lascio la parola. Troviamo uno scamotage. Eravamo le scamotage. Ok. Ti auguro buon lavoro. Hai grazie. I tuoi 25 minuti e poi ci saranno le domande. A te. Va benissimo. Io vi condivido la presentazione, spero si veda. Sì. Ok, ci siamo. Allora, buon pomeriggio a tutti, come già detto, sono Giovanni, lavoro presso Open Force da circa 2 anni e nella presentazione di oggi vi parlerò di come lanciare la stampa di una ricevuta da un'applicazione, da una web app sviluppata in Odoo su un dispositivo Bluetooth, quindi in particolare una stampante portatile. Innanzitutto una breve introduzione sul caso d'uso, diciamo, e la richiesta che ci ha portato a dover implementare questo sviluppo. L'azienda cliente ci ha richiesto di dotare i propri corrieri di un sistema che permettesse loro di effettuare alcune operazioni sui DDT e i dati relativi insomma alle consegne appena effettuate. Nella fattispecie queste operazioni sono ad esempio la registrazione di eventuali resi o di pagamenti. Al termine di queste operazioni, chiaramente se andate a buon fine, c'è la necessità di stampare una ricevuta da lasciare al cliente. Per questo motivo abbiamo pensato di implementare, cioè innanzitutto di dotare questi utenti di dispositivi portatili connessi tramite Bluetooth, nello specifico un palmare e una stampante appunto Bluetooth, e di implementare una web app che permetta loro di avere un'interfaccia diciamo comoda e semplice per effettuare queste operazioni. E dato appunto che si spostano per effettuare queste consegne, chiaramente i dispositivi portatili erano l'unica soluzione disponibile. Come avviene nello specifico diciamo questo processo? Abbiamo inserito un codice QR all'interno dei documenti di trasporto e tramite la web app e una funzione specifica di quest'app l'utente può leggere il QR, scansionarlo attraverso il palmare che è dotato di appunto il classico sistema per scansionare i barcode. La web app reindirizzerà l'utente in una pagina dove è possibile appunto gestire tutte queste operazioni già menzionate sui documenti, e poi la web app realizzerà la connessione automatica con la stampante e sarà lanciata la stampa della ricevuta. Qua ho specificato che la stampante è dotata di tecnologia BLE, che sarebbe Bluetooth Low Energy, che è una tecnologia diciamo neanche troppo recente, e poi vedremo che il sistema attraverso il quale ho implementato questa connessione richiede che sia un dispositivo con questa tecnologia. Quindi quali devono essere le caratteristiche di questa connessione? Gli obiettivi che ci siamo prefissati. Chiaramente non è possibile pensare che l'utente debba andare a effettuare la connessione con la stampante
nella maniera classica dei dispositivi portatili, dove vai nelle impostazioni Bluetooth, vai a fare la ricerca dei dispositivi, l'accoppiamento, eccetera, e poi inviare il file a mano alla stampante. Deve essere realizzata in maniera automatica, quindi con meno tocchi possibili da parte dell'utente attraverso la web app. Deve essere mirata, in quanto la web app deve andare a rilevare, effettuare la connessione direttamente con la stampante e non con altri dispositivi che potrebbero trovarsi nel raggio di ricerca del Bluetooth, come ad esempio dispositivi di riproduzione audio o quant'altro. È sicura, poiché essendo comunque che stiamo parlando del connessioni del dispositivo, chiaramente ogni sistema operativo gestisce con determinate restrizioni questo tipo di connessioni, quindi deve essere fatto tutto nel rispetto di queste restrizioni. La tecnologia che abbiamo scelto per implementare tutto ciò è la libreria Web Bluetooth API, sviluppata mi sembra dal World Web Consortium W3C, che permette appunto a pagine web di ricercare e interfacciarsi con dispositivi che supportano la tecnologia Bluetooth 4.0 e utilizzando il protocollo GATT o GATT, Generic Attribute Profile. Ci sono alcuni requisiti per poter utilizzare questa libreria. La connessione deve essere sicura, quindi il sito deve essere implementato con il protocollo HTTPS. Il browser deve essere una versione aggiornata di Chrome. Io ad esempio ho sviluppato, ho testato fin dall'inizio con Chrome, perché è il browser che utilizzo solitamente, però cercando nella documentazione della libreria è scritto in maniera specifica che questa è una tecnologia sperimentale ancora, quindi sicuramente verranno aggiunte funzionalità, compatibilità con i browser. In ogni caso, da quello che ho letto, al momento non è supportata da Firefox, da Mozilla, e anche su Safari mancano alcune delle funzionalità principali. Quindi questo è un requisito abbastanza importante, che si utilizzi una versione di Chrome non troppo obsoleta. Comunque stiamo parlando di con una compatibilità che va dalla release del 2017 in poi, quindi considerando il ciclo di vita di un software non è neanche una versione troppo recente, ecco, quella richiesta. E inoltre è possibile che debba essere attivata nelle impostazioni del browser l'opzione Enable Experimental Web Platform Features. Nel mio caso, ad esempio, sul Palmare, che è specifico a un dispositivo Android, è stato necessario attivare questa impostazione. Dai test invece che ho fatto sul browser sempre Chrome, però del Mac, non è servito. Quindi, in caso qualcuno volesse provare ad utilizzarla, c'è da tenere presente anche che potrebbe essere possibile dover utilizzare, attivare questa impostazione. Qua ho inserito anche dei link alla documentazione, nel caso fossero comodi a qualcuno. E adesso parliamo di questo protocollo GATT che viene utilizzato da questa libreria. In sostanza, questo protocollo ci dice che un dispositivo Bluetooth può fungere da server, e in questo caso un client che si interfaccia a questo dispositivo lo vede, diciamo, come una gerarchia di profili, servizi primari e secondari, caratteristiche e descrittori, che rappresentano in sostanza l'insieme delle funzionalità di questo dispositivo Bluetooth. Quindi, nello specifico, per poter accedere a una di queste funzionalità bisogna appunto interfacciarsi con questo server, andare a pescare il servizio che ci interessa, accedere alle sue caratteristiche e determinare le caratteristiche interessate, diciamo, dalle funzionalità che ci servono tramite i loro descrittori. Ogni attributo, quindi servizi, caratteristiche e quant'altro, è identificato da un ID universale che di norma si può ritrovare nella documentazione del dispositivo. Tuttavia, ad esempio, nel mio caso non è stato così semplice, ho dovuto utilizzare un'applicazione installata sul mio iPhone. Dopo aver effettuato la connessione con la stampante sono riuscito ad arrivare a tutti questi servizi e loro ID. Quindi, in sostanza, perché servono questi ID? Adesso passiamo a un esempio vero e proprio di come è stata realizzata l'implementazione. Spero che si veda bene
il codice dalle slide. In ogni caso, i passaggi che ho effettuato, e vedrete qua l'utilità di questa libreria, che permette con veramente pochi passaggi di effettuare la connessione in maniera comoda e rapida. Io mi sono andato a generare la stringa da inviare alla stampante, che chiaramente rappresenta il contenuto della ricevuta da stampare. Nel mio caso, nel formato ZPL, Zebra Programming Language, che è un formato particolare letto appunto dal dispositivo che abbiamo scelto, una stampante Zebra che appunto legge questo determinato linguaggio, che permette di definire la struttura del layout, diciamo, della stampa tramite delle tag che sono proprie della sintassi di questo linguaggio. Quindi mi sono andato a generare la stringa con i dati chiaramente successivi alle operazioni effettuate. Poi il metodo requestDevice, accessibile tramite navigator punto Bluetooth, è importante notare che questo qua non c'è stato bisogno di importare alcuna libreria, perché come dicevo prima, se si utilizza una versione del browser nel quale questa libreria è disponibile si hanno già tutte le funzionalità, insomma, quindi non c'è bisogno neanche di effettuare particolari import o altro. Questo metodo permette chiaramente, è un metodo asincrono, in quanto scatta la ricerca e l'applicazione chiaramente deve aspettare che questa ricerca ritorni un risultato, quindi deve essere l'utente che seleziona in sostanza il dispositivo. E dato che appunto questo metodo lancia praticamente quello che vede l'utente è il classico prompt di ricerca Bluetooth, nel quale tra i risultati compaiono i dispositivi che si vanno a filtrare tramite questi parametri. Nel mio caso ho messo soltanto il nome, ma è possibile mettere altri parametri, comunque si può trovare tutto nella documentazione. Quindi appunto questo metodo, come dicevo, quando viene lanciato apre il classico prompt di ricerca, fa comparire vari dispositivi, l'utente può andare a selezionare il dispositivo con il quale effettuare la connessione, andrà a selezionare a coppia, e a questo punto tutto ciò che verrà dopo sarà tutto automatico. È importante menzionare che tra i vari requisiti, diciamo, per un utilizzo efficace di questa libreria, c'è anche il fatto che questi metodi devono essere associati a un listener che scatta, diciamo, da una gesture dell'utente, sempre per quelle restrizioni di sicurezza che dicevo prima, che pongono i vari sistemi operativi sulle connessioni del dispositivo. Chiaramente stiamo parlando di cose non è possibile che un'app decida quando e come connettere il dispositivo con altre cose in maniera indiscriminata, ecco. Quindi questa è una delle limitazioni. Quindi questo metodo, ad esempio, viene chiamato al termine delle varie operazioni che compie l'utente. Comunque queste operazioni scattano sempre attraverso un click su un button effettuato dall'utente. Quindi in sostanza, dicevo, e viene chiamato questo metodo requestDevice, al quale è possibile passare dei parametri che va a effettuare la ricerca. L'utente andrà ad accoppiare col dispositivo trovato e se tutto è andato a buon fine, il metodo connect effettuerà poi la connessione. E è possibile anche verificare che la connessione sia stata effettuata, poiché il browser presenta praticamente l'icona del Bluetooth in alto nella scheda, che fa vedere che la connessione appunto è andata a buon fine. Chiaramente qua andrebbero effettuati dei controlli più migliori. Qui ho messo chiaramente un codice esemplificativo andrebbero effettuati dei controlli per vedere appunto che la connessione sia andata a buon fine prima di proseguire il resto delle funzionalità. Quindi una volta che il server è stato connesso, è possibile accedere ai suoi servizi, in particolare io qua ho utilizzato il metodo getPrimaryService, passando l'ID di cui parlavo prima, per accedere a questo servizio, che è appunto il servizio che interessava il mio sviluppo, ovvero quello al quale è possibile passare, insomma, il file della stampa, ecco.
Una volta acceduti a questo servizio, è possibile accedere alle sue caratteristiche tramite il metodo getCharacteristics, e queste caratteristiche avranno poi, sono diciamo una lista di caratteristiche, ognuna delle quali tramite i propri descrittori rappresenta diciamo un tipo di funzionalità diverso. Quindi ad esempio nel mio caso sono andato a prendere quella con il descrittore write settato a true, che determina appunto qual è la caratteristica di scrittura, ed è esattamente su questa caratteristica che andremo a scrivere il valore che è poi effettivamente il file da stampare, quindi il file con il contenuto della ricevuta che andrà stampata. Un'altra cosa importante da sottolineare è che spesso bisogna stare attenti che la stampante prende diciamo un file, cioè una limitazione dal punto di vista della dimensione del file. Quindi ad esempio nel primo test che ho effettuato ho passato uno scontrino che era una ricevuta che aveva un testo particolarmente lungo e mi ha dato errore perché la dimensione superava i 512 bytes. Quindi un altro accorgimento che potrebbe essere necessario è quello di sezionare la stringa diciamo che andrà passata alla stampante in delle sottostringhe, e poi dopo averle convertite in un array di dati, in questo caso ho usato gli oggetti array buffer e data view disponibili con JavaScript, e appunto inviare questi dati poi alla caratteristica selezionata. E in realtà non c'è molto altro da dire dal punto di vista dell'implementazione, perché come vedete con pochi passaggi la connessione è stata realizzata. Cioè l'unica cosa che viene richiesta all'utente appunto è che quando viene aperto il prompt selezioni il dispositivo e faccia copia, e dopo aver fatto questo passaggio tutto il resto avviene in automatico. Quindi è molto comodo, e soprattutto la cosa importante è che diciamo che questa libreria permette a qualsiasi diciamo web app di effettuare questa connessione, perché ad esempio nel mio caso, ma nella stragrande maggioranza dei casi, le aziende che producono i dispositivi portatili mettono a disposizione delle librerie che semplificano la vita diciamo agli sviluppatori, perché permettono di interfacciarsi col dispositivo portatile in maniera comoda. Tuttavia ci sono delle limitazioni dal punto di vista dell'hardware di cui si dispone. Ad esempio nel mio caso il palmare Android, queste librerie erano inservibili con questo tipo di sistema operativo, dato che appunto ogni sistema gestisce le connessioni in maniera differente. Ho dovuto cercare e trovare un'altra tecnologia che potesse fare al caso mio, e in questo modo sono arrivato appunto a questa libreria che ha semplificato molto le cose. Quindi penso che possa essere diciamo uno strumento importante e utile anche per altri, dato che appunto non sempre è possibile sfruttare le librerie a disposizione del dispositivo, insomma. E io questo era ciò che volevo dire, penso di aver terminato. Se ci sono domande che posso rispondere subito lo farò, altrimenti potete scrivermi anche per domande un po' più specifiche, anche magari più tecniche, dove c'è bisogno anche di esempi col codice, alle mail che trovate qua. E niente, se avete domande sono qua. Grazie Giovanni. Grazie. Grazie a voi. Allora, intanto aspettiamo un attimo per vedere se arriva qualche domanda. Il canale su cui postare le domande è sempre lo stesso. Vai, fai la domanda. Falla tu. Scusa, quindi a livello di configurazione ciò che ti serve è solo l'UUID della stampante da associare a ogni trasportatore, no? Quindi solo quello usi, sì, per accoppiare la web app con la stampante, solo quello. Esatto, nel nostro caso abbiamo fornito tutti i corrieri con gli stessi dispositivi, quindi lo stesso modello. Dato che diciamo il codice identifica il servizio, non è che ogni modello ha dei servizi con dei codici diversi, ogni modello ha dei servizi con dei codici diversi, però se il modello della stampante è lo stesso, l'ID è sempre quello, quindi non c'è bisogno di andare
per ogni dispositivo particolare ad acchiappare l'ID, ma l'ID sarà sempre quello, quindi una volta trovato, insomma, basta passarglielo e sarà possibile ad accedere a quel servizio di quel determinato modello in tutti i casi. Mi chiedo, spero di aver risposto alla domanda. Mi chiedono se c'è un meccanismo di sicurezza. Da quello che ho letto, questa libreria, diciamo, ha il vantaggio appunto di essere compatibile con appunto, cioè non si scontra con le restrizioni dei vari sistemi operativi, perlomeno dove ho fatto io i test, ovvero sul Mac e sul portatile Android, ma anche sul mio iPhone con iOS, ha funzionato tutto in maniera, cioè, alla perfezione. Poi qui c'è un'altra domanda. Mi sposti per favore il pop-up di VNC che copre parzialmente? Okay. Cosa? No, chiedevo alla regia. Arriva la domanda. È corretto sostenere che con un device con iOS di Apple l'app non funziona? Io ho fatto i test anche sul mio iPhone e non ci sono stati problemi. Quindi magari forse su Safari mi sembra che Safari ancora mi sembra che non c'è la compatibilità, diciamo, la versione di Chrome per Safari, la versione di Safari non presenta appunto ancora queste funzionalità disponibili, però utilizzando Chrome funziona. Perfetto. Non ci sono altre domande per il momento. Io ti ringrazio. Vi abbraccio. Grazie a voi. Non abbiamo potuto farlo fisicamente, e quindi do un abbraccio virtuale. Saluto a tutti. Anche a voi. Ciao. Ciao. Ciao a tutti. Buon proseguimento. A posto. Okay. Odoo Italia, a fianco delle imprese italiane.